Trovazza, che ha collaborato alla realizzazione di un'altra grande, si può dire, e bella opera come questa che vedete qui alle nostre spalle, ed è il secondo anno, dicevo, che torna con noi, perché dopo la realizzazione del nido dell'anno scorso, questo nido grande che appunto voleva rappresentare la conca, il territorio, ma anche le future generazioni che si rifanno a questo concetto, insomma, di territorio, di nido e di ospitalità. Quest'anno un altro tema, possiamo dire, legato assolutamente al territorio. Siamo infatti a 100 metri dal lago di Santa Croce e abbiamo quest'opera, diciamo, d'impatto ed anche molto, molto bella, che è appunto il pesce. Giorgio, come mai questa scelta? Il pesce, parlando con i ragazzi, quando abbiamo fatto il sopralluogo in questo meraviglioso spazio, abbiamo pensato di fare il pesce perché è un simbolo molto antico che ha tanti significati. E il caso nostro, con un lago così magnifico, un territorio bellissimo che fa invidia a tante persone, e il centro ittiogenico che è il collegamento con il pesce, abbiamo fatto proprio questo grande lavoro, questo maxi lavoro, perché è un pesce di 12,80 m per 2,40 m, con le forze di questi ragazzi dai 13 ai 17 anni che si sono veramente impegnati lavorando nella natura, prendendo in prestito dalla natura il materiale, intrecciandolo, lavorando, creando un'opera che non diventa un'opera che ognuno può possedere e portarsela a casa, ma diventa un'opera di tutti, che chi passa si ferma, si stupisce, si emoziona. La land art è arte del territorio, usando materiali naturali. Con un po' di filo di ferro, una pinza, tutti questi ragazzi hanno usato le mani, hanno intrecciato il materiale, hanno creato forma al loro pensiero. Il pesce è anche accarezzato da un punto di sassi bianchi che stacca il terreno dalla verticalità del materiale che fa la forma del pesce, creando un distacco e anche una leggerezza. Se guardate il pesce, proprio la sua forma, quasi vola, no? È proprio sollevato da terra, nonostante il peso enorme che ha nella struttura, respira, viaggia. E le cose bellissime, come prima dicevo sul discorso anche di Van Gogh, che attualmente sto leggendo le lettere di Theo, diciamo l'artista Van Gogh, che diceva sulle emozioni, la gente quando passa vede una cosa deve stupirsi, emozionarsi, e anche il fatto che Van Gogh diceva che le piccole emozioni sono i grandi condottieri delle nostre vite e noi obbediamo senza saperlo, quindi bisogna coltivare anche queste piccole emozioni che sono le nostre salvezze. Sul discorso, diciamo, che una manifestazione d'arte come Humus Park internazionale, dove sono 13 nazioni di tutto il mondo che lavorano qui a Pordenone, avere i complimenti da loro ieri sera, proprio che sono arrivate, non è facile dalla direzione artistica che ti diano degli elogi così, bisogna che sia qualcosa che ha colpito. Grazie di tutto e buon GOG.